Questa 14ª edizione del Walking Valtellina è particolare perché si arricchisce di un evento nuovo. Sì, quest'anno siamo alla 14ª edizione e dopo tanti anni siamo riusciti a portare anche un evento mondiale a Tirano e siamo molto orgogliosi di questo ed è la prima tappa in Italia del tour Nordic Walking, Nordic Walking Federation internazionale. Quindi che si svolgerà a Tirano con ben 3 gare sulle singole distanze, 5, 10 e 21 km e novità assoluta ci sarà la gara di staffetta domenica 11 giugno presso il campo sportivo comunale. Quanti sono in provincia di Sondrio le persone che aderiscono a questo movimento del Nordic Walking? Sono almeno 300 persone, di cui noi abbiamo almeno associato la metà, più della metà, circa 200-250 persone, e da molti anni ormai ci stiamo lavorando, già dal 2008, per cui diciamo che siamo diventati molto, molto inseriti nel territorio nazionale e ci danno l'opportunità quindi di far conoscere anche agli appassionati le nostre bellezze delle della Valtellina. Ci saranno 5 tappe, la Coppa Mondiale è un onore per noi hosting la nostra in Valtellina. Ci saranno 4 gare che sarebbe il 5 km, 10 km, 21 km e la staffetta per la prima volta in Italia. Ci saranno 200 iscritti da Polonia, Germania, Austria, Francese, Svizzera anche, Slovacchia e Slovenia e Marocco sicuramente, Kazakistan. Loro non vengono solo a gareggiare, andranno anche a visitare i luoghi in Valtellina, quindi non solo sport ma anche cultura, quindi possiamo anche promuovere anche il territorio.